Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono G-Smash e oggi direi di continuare con Lisa the Painful. Molto bene. Ora, nell'episodio precedente abbiamo incontrato Rando, abbiamo perso un braccio, abbiamo ottenuto dei nuovi compagni, come Rooster, Fardy e Percy. Dei personaggi abbastanza interessanti. Cosa dice questo? Tu art god. Tu art god? Però direi di continuare. Inoltre qui era quel tizio lì che ci ha indicato. Mi sa che lo scopriremo presto. Molto presto. Muoviti e sei morto. Tu e i tuoi uomini verrete con noi. Girati. Che cos'è questo? Roulette russa, questo è il gioco. Le persone sono qui per vedere del sangue fresco. Dopo questo ti lascerò andare. 3 round, è tutto quello che ti chiedo. Scegli un tuo membro del party, un membro del tuo party con cui giocarci la vita. Bene. Oh, mi ricordo questa parte. Oh, che bello. E ora scelgo Rage perché mi dispiace, amico. Pronti, ragazzi? Giocate. Yes. Uno. Altre 2 vittorie. Non è ancora finita. Oh. Rage, sembra che tu abbia fortuna. Pronti, ragazzi? Giocate! Yes! Ancora uno, dai, ancora uno. Niente male. Ora devi combattere contro il grande orso. Rage. Dai, 3 di fila, sei un bomber. Pronti, ragazzi? Giocate! Ok. Mamma mia, Rage. Mamma mia, Rage. Sei un bomber. Sei un bomber. Oh. Molto bravo. Impressionante. Penso proprio che tu abbia un futuro qui. Hai ottenuto 50 riviste. È solamente un piccolissimo assaggio del profitto che puoi ottenere qui. Noi ti daremo il benvenuto. Che culo, ragazzi. Le regole sono le regole, amico. Abbiamo avuto molta fortuna. Abbiamo avuto molta, molta fortuna. E direi subito di andare a salvare. Comunque, questo tizio lo stimo, non l'ho ancora sbloccato nei miei salvataggi vecchi, però probabilmente per questa serie probabilmente mi metterò a farmare quel tizio. Ci vorrà un po' di tempo, però varrà la pena. Anche la nostra salute è anche abbastanza buona. Ehi, tu! Vuoi sentire qualcosa di divertente? No. Ehi, ho provato a catturare della nebbia. Tradurlo in italiano non farebbe ridere, però non l'ho presa. Come posso farlo in italiano? Vabbè, è un gioco di parole in inglese. I missed. Mist vuol dire nebbia. Quindi, ah. Anche questa. Le matite rotte sono inutili. Pointless, ovvero senza punta anche. Molto divertente, eh? No. Tu pensi di fare meglio? Ok, facciamo un combattimento abbastanza easy questo. A proposito, mi devo rileggere le skill. SDD. Tu questo. Tu probabilmente Fingerbin 2. Sì. E tu fai Fireball. Fatemi abbassare solo un po' il volume. Oh. Tutte queste battute mi sono costate un braccio e una gamba. Ok.
Molto bene, direi anche di prendere questo e anche di scendere un attimo qui giù. Ci saremmo poi tornati in futuro, però già che ci siamo andiamoci adesso. Ehi, ho appena imparato questa battuta divertente da un tizio nella caverna. Ecco, fa così. Perché sono vicino all'acqua? Io amo il mare. Mi piace solamente il mare. Aspetta, no. Volevo dire, io vedo l'oceano? Ha lasciato dietro il suo cappello. Ah, sfigato. Volevo dire che voglio equipaggiarmi il cappello a lui. Sì, decisamente. Questi non... Posso ottimizzarli? No. Peccato. Lui invece neanche. E Brad? No, neanche. Ok. Ehi, almeno abbiamo fatto questo. E direi anche, dato che ci sono un sacco di corde qui. Esatto, usa la skill. Skillosa. Ok, sali. E vai qui. E ora riusa la bici. Bici. Amici, ma poi ti rubano la bici. Ok. Vai qui. Hai trovato un po' di carne di cavallo. Carne essiccata di cavallo, anzi. Loda il sole. Lodiamo il sole. Aia. Lodiamo il sole. Il sole che ci sostiene con il suo calore. Rangers! Oggi vi sterminerò con i miei schiaffi seri di serpente. No? Pensaci di nuovo, serpente di merda. Il tuo piano malvagio fallirà perché noi siamo i Salvation Rangers. E io sono Salvation Red. Fate il vostro meglio per bere acqua, per bere tanta acqua e mangiare le vostre verdure. Salvation Blue. Tenete il vostro mento basso e gli occhi in alto vicino ai bulli. Salvation Yellow. Ascoltate sempre vostro padre, anche se ha iniziato a bere. Salvation Verde. Non pagate per le droghe. Lasciate che i vostri amici facciano quello per voi. Salvation Nero. Nessuna battuta razzista, per favore. Rosa. Psst, Rosa. Amico, non adesso. La mia testa mi sta uccidendo. Rosa, ma dov'è la tua veste della giustizia? Oh, fratello. Mi sono dimenticato di fare il bucato la notte scorsa. Ho festeggiato fin troppo. Rosa, andiamo. Questa è la seconda volta in questa settimana. Ehi, amico. Sono molto, fin troppo sbronzo per questo. Quindi... Ciao. Oh, idiota. Non possiamo formare la nostra posa finale senza di lui. Cosa potremmo mai fare? Credo di sapere cosa potremmo fare. Combatterlo. Combattiamo Blake the Snake. Okidoki. Allora, questo qui, com'era già SDD, giusto? SDD. Anzi, ADDS. Tu hype su di lui. La salute è abbastanza a posto, quindi direi discuti tecniche e Mad Dog fai così. Ah, dannazione. ADDS. Cadi. Non cade, dannazione. Riproviamoci, però ho paura che non possa farci molto. No, facciamo ora Finger Beam e Nail Comb. Ok, bravo che lo schivi. Ottimo.
ADDS. Se non cade. Ok, no, può cadere. Vi prenderò la prossima volta, Rangers. Ottimo. E inoltre Brad, abbiamo imparato anche una nuova abilità. Uccelli, maledetti uccelli sporchi. Sconfitto di nuovo. È il tempo per la mia ritirata. Slithering Vanish. Non sapevo come tradurlo in verità. Grazie, cittadino. Ma per favore, la prossima volta lascia gli eroi. Che gli eroi facciano il loro lavoro. Ebbene, siamo riusciti a salvare questi poveri sfigati. Salviamo. Finalmente. È ancora lì fuori. Trovatela. Il mondo può essere salvato. Trovatela. Il futuro è adesso. Trovatela. Trovatela. Ok. Prima di tutto. Esatto. Forse cerchi. Ok. Abbiamo appena salvato, quindi possiamo riposare. Sperando che non ci succeda nulla di brutto. Cruciamo le dita. Ok. Questo è solamente molto inquietante. Che faccia brutta. Proprio una faccia brutta. E la cosa più inquietante è che andando per di qui non c'è più nessuno. Spooky. This is so spooky. Ok, direi di salvare. Grazie. Vabbè. Vero. Qualcosa qui sopra è davvero molto importante. Ok. Allora saliamo. Ovviamente facendo la skill dell'arrampicata veloce. È molto alto. Che cosa si potrebbe mai trovare di così tanto importante? Lo scopriremo tra poco. Spero che... Questa scalata è abbastanza lunga e lenta. Ci porti da qualche parte di buono. Almeno io lo spero. Anche perché sta passando un sacco di tempo. È parecchio lunga questa corda, non so se ve ne siete accorti. Nah, tu non vuoi fare. Ora devi solamente arrampicarti indietro. Non posso buttarmi. Torniamo indietro, suppongo. Senza neanche la musica. E vabbè, questo non serve a niente se non è un piccolo troll. Che sinceramente... Potrà essere, come dire, alquanto infantile da parte mia, ma io lo trovo ultra divertente. Così stupido. Del tipo, tu sai che cosa c'è lì sopra. Che non ci sarà niente. Però tu non sai che cosa c'è lì sopra finché non ci sali. È pazzesco, secondo me. E mamma mia, se devi scendere. Mi ero dimenticato che eravamo scesi così tanto. Infatti, adoro anche il fatto che non possiamo nemmeno buttarci per morire. Ma dobbiamo fare tutto il giro giù. Ok, direi che ora possiamo riprenderci la bici. Ok. Ora, qua, se non sbaglio... Allora, tanto... Qua non possiamo passare, se non ricordo bene. Infatti. Mi dispiace, tizio. La strada è chiusa. Per via di quella ragazza che sta in quest'area. Non possiamo far passare nessuna di queste persone, nessuna persona senza che Rando lo sappia. E lo fa bene, è comprensibile. Ok, comunque, come vedete, qua abbiamo bisogno di TNT. Eravamo così vicini. Lei è entrata in questa caverna con un tizio a forma di pene. E poi quella dannata... Armate di Rando ha messo della dannata TNT.
Ora tutta questa regione è fottuta con le rocce. Che fortuna. Allora, qua c'è la zona delle banane, mi ricordo. Intanto possiamo passare di qui, come... Ok, siamo full vita. E qua c'è un segreto. È una bambola fatta a mano. Sembra che sia stata fatta con grande rispetto e cura. Ah, tesoro! Sono a casa. No. Dolcezza. Che cosa vuol dire questo? Tu lo ami? Capisco. Poverino. Mi dispiace così tanto. Anche un sacco di gattini, è adorabile. Didi, com'era? DDAS. No, facciamo dad. DAD. Oh, papà. Ammetto che questa musica è strana, però, come dire, è perfetta per questo genere di gioco. Vediamo se DAD. Non l'abbiamo stunnato. Ok, difenditi pure, va benissimo. Però io direi lo stesso di fare ADDS. Verbal Bash. Questo e questo. DDAS. Era DDAS? No, ADDS. Ecco. Oh, è caduto, fantastico. Tieni cura, prenditi cura di mio figlio, Hank. Mi dispiace un sacco, questo qui vuole... Ah. Vabbè. Rip. Terry è salito di livello. E Nerd ha imparato insulto. Ah, abbiamo ottenuto un altro cappello da business. Vediamo un po'. Credo che però... Sì, è lo stesso. Ok, quindi non è che possiamo fare molto. Aspettate un attimo. Possibile che come arma... Ah, a quanto pare. Vabbè, pazienza. Mi dispiace un sacco per lui. Il povero tizio a caso. E inoltre, non mi piace il fatto che non ci sia musica. Quindi facciamo che uscire e rientrare. Molto meglio. Inoltre mi prude il naso. Ok. Cosa abbiamo qui? Noi siamo i Banana Split. Noi ci... siamo orgogliosi. Il nostro orgoglio viene dai nostri vestiti appariscenti. Comprane. Probabilmente lo farò. Il custode del... Il custode... Non dell'hotel, tipo. Non è esatto. Vabbè, il custode dell'hotel sembra strano, ma è un tipo a posto. Qua non c'è nulla. Wow, baby. Continua a dormire di una ragazza che sembra come un gatto. O una ragazza gatto. O qualcosa. Una ragazza gatto, eh? Sembra noioso. Io una volta ho avuto un sogno con una ragazza papera. Che storia che è stata. Ed era tipo in un qualche tipo di servizio segreto. Super servizio segreto. Oh cavolo. È una citazione probabilmente che non avrò capito. Benvenuto. Ok, qua abbiamo delle cose che possiamo comprare. Allora, prima di tutto, due di questi, grazie. Poi questo, direi. Questo. E questo qui. Ottimo. Ora possiamo potenziarci almeno il nostro team iniziale. Il nostro team che stiamo utilizzando. Brad. Ottimizza. Ottimizziamo Terry. Per niente da ottimizzare, ok. Tu. Ottimo. Ottimizzato.
ottimizzato, fantastico. Non abbiamo ancora finito perché possiamo anche passare per di qua. Fottetemi. Sono quasi finito con la vita. Come possiamo vivere senza donne? Non ha tutti i torti, eh. Ma perché cazzo tu vivi ancora? Mamma mia. Gente simpatica, direi. Con pochi problemi. un altro mutante. Qua possiamo fare qualcosa? Ah, a quanto pare. Ah, ok, va bene. Lo facciamo. Va bene adesso. Giovane guerriero. Benvenuto nel mio dojo. Kiyo! Il centro di allenamento della famiglia di Arti Gonzolo per il grande bilanciamento. Per favore, vieni pure. Accomodati. La cosa più importante nelle arti marziali è la pazienza. Tu non puoi lasciare le tue emozioni ti sorpassino ti ostacolino la strada. Tu devi rimanere calmo in un combattimento. Vuoi imparare le mie maniere? Spero che tu sia pronto per questo. Arrampicati sulla torre della pazienza. Ora prova la tua pazienza. Ok. Aspettiamo 3 minuti. Dobbiamo rimanere fermi per 3 minuti e poi fantastico. Dopo 3 minuti, tanto bevo un po' d'acqua. Dopo 3 minuti ci darà la cosa per potenziarci. Ah, molto bene. E dobbiamo aspettare quindi qui 3 minuti, o almeno mi sembra fossero 3 o 5 minuti, non mi ricordo. Comunque, devo ammettere 2 cose. Questo gioco è fantastico, ma questo qui lo so già, dato che questa è la terza volta che ci gioco. Ma la cosa più sorprendente è che a voi piaccia. Ci sono un sacco di un sacco, non esageriamo, però c'è molta gente che commenta questi video e che è alquanto attiva in questa serie. È alquanto sorprendente, devo essere sincero. Però ehi, sono felice, sono veramente felice. Soprattutto per voi, perché avete capito che questo è un bel gioco. E per tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento, sono veramente fiero di voi. Che anche nonostante il gioco sia completamente in inglese, io non è che sia, come dire, il migliore nella lingua inglese. Cioè, certo, riesco anche a parlarci abbastanza bene, ma la traduzione io non è che sia non è il mio forte, ecco. Comunque sì, sono veramente felice che voi siate rimasti qui a guardare, a continuare a guardare questa serie. E ho sentito anche che alcuni di quelli che si vogliono, cioè alcuni di questi che volevano vedere la serie non se la vogliono vedere ancora perché vogliono giocarselo prima. Una cosa alquanto assurda. Cioè, sono felice, ecco, tutto sommato sono felice, anche perché credo che io sia primo in Italia, almeno a portarci una serie completa. Sono veramente felice. Questo gioco per me significa molto, nonostante, come dire, non che io possa correlarmi con letteralmente le cose che succedono. Infatti non ho avuto una bambina. Beh, neanche. Però non ho neanche avuto una vita tremenda, anzi. Cioè, certo, ovviamente ognuno ha i propri problemi e io ancora ho con me dei problemi che sono sempre... Oh, fantastico, anch'io però comunque ho dei problemi nella vita. Però questo qui mi aiuta a capire che magari sforzandosi un po' possono succedere delle buone cose, almeno. Questa è solo una parte dell'interpretazione che io do, anche perché poi vedrete cosa succederà in questa storia. Molto bene. Hai provato la tua pazienza. Ok, ora possiamo andare da lui.
Sono impressionato. Non pensavo che tu potessi rimanere lì fermo per così tanto tempo. Credo che tu abbia capito l'importanza della calma e della pazienza. Ok, possiamo ora finalmente leggerci questo, che aumenta l'attacco speciale e l'SP. Ovviamente Brad. Diamo a tutto a Brad. Anche perché, come dire... No, intanto mi sono appena accorto del cursore. Ok. Ok. Non sembra che voglia fare del male a nessuno. Anzi, sembra che non voglia fare del male a nessuno. Ok. E questo qui comunque è quello che dicevano prima, l'hotel. Tu pensi di essere così tanto intelligente? Ogni mattina tu dici qualcosa di buffo da... Hai qualcosa di buffo da dire. Ok. E ciao! Vuoi stare qui per la notte? Io ti prometto che starei al sicuro qui. Ti costerà solamente 10 riviste. Addio. Per il momento non ci interessa. Comunque, ehi. Dormire è il miglior... Aspetta. Dormire è il momento migliore per piangere. Ok. Ok, molto bene. Direi un attimo di chiudere la cosa perché c'è un po' di vento e un po' di rimbombo di persone che stanno parlando. Un po' delle due cose. E inoltre... che cavolo, di nuovo. Porca miseria. Vabbè. Non direi di... ci passiamo dopo, ci passiamo dopo. Abbiamo altre cose da fare. Prima di tutto. Se volessi... direi prima di tutto di cominciare qui con il riposare. E ciao! Sì, che voglio stare qui. Staremo al sicuro. E anzi, dovremmo stare qui se vogliamo sbloccarci un personaggio. Ciao ciao adesso. Essere umano non porta niente se non dolore. In inglese farebbero rima. In italiano no. Salviamo. Direi di passare per un'altra strada. Perché abbiamo altre cose da fare. Ok, saliamo allora. Quello lì ci porta, possiamo dire, a tra virgolette la strada principale. Almeno il posto dove otterremo poi... Poi vedremo della TNT. Che ci servirà, infatti. Ok, quindi questa qui era la prima. Poi abbiamo... Questo già dove porta? Non mi ricordo. Inoltre ci sono questi tizi, ma... Sono alquanto facili. Tu usa la palla di fuoco. Tanto questi qui hanno la stessa salute di quelli che avevamo incontrato e sono parecchio easy. In effetti, inoltre danno la stessa esperienza che darebbero di solito. Non mi ricordo più che cosa c'è qui. Cosa c'era? Proseguiamo. Ah, certo, questo posto. Allora, prima di tutto andiamo qui a sinistra, dove possiamo prima di tutto salvare. Allora, noi di solito noi tendiamo a stare per di qui, da queste parti. Questa palude nasconde molti segreti. E le cose non sembrano sempre le cose che sono. Fidati della tua pancia. Le api vivono dall'altra parte della palude. Non andare lì. Vacci lì solo se sei alla ricerca di amore. Quel tizio inquietante che sta lì al bar non vuole andarsene. E sta lì per più tempo di quanto io possa ricordare. Mio fratello era abituato. No, scusate. Mio fratello amava venire qui.
Noi stavamo qui ad ascoltare la musica per tutta la notte. Vorrei tanto rivederlo un'altra volta. Caccerò uno di voi, uomini pesci, motherfuckers. So che voi vi nascondete da qualche parte in queste acque delle fogne, delle paludi. Devo solo trovare l'entrata. E io so qual è l'entrata. Tu non hai nessun disco da far partire. E qui possiamo, se vogliamo, comprare dei liquori che però per il momento non ci fregano. In teoria non ci fregano. Ok. Torneremo qui in futuro. Direi ora però di andare verso... Oh, partiamo, eh. Ok. Partiamo con questi bellissimi simpaticoni. Ok. No, tu vai finger beam e tu vai con questo. Bene. Bene, serpente incazzato. ADDS. Ah, ok, muore così, tranquillo, easy easy. Easy easy. Tanto Mad Dog sta per salire di livello. L'avete visto anche voi, eh? Qua c'è un piccolo tizio a caso. Che morirà tra poco. Il suo nome è Tizio Strano che si nasconde. Com'era già? SDD. Continuiamo così. Tanto se non sbaglio lui non attaccherà. SSD. Ah, ho sbagliato. Era SDD. Il mio travestimento non ha fatto nulla. Ciao. Ehi, Mad Dog, salito di livello, livello 15. 43. 43 riviste, sono parecchie per un tizio a caso. Abbiamo trovato una Coca-Cola e abbiamo trovato un serpente, fantastico. Selling Knuckle. Knuckles. Finger Beam. E fai questo. No, Deep Poison. Dovremmo avere delle sigarette. SDD. Ottimo. Spero di avere delle sigarette. Perché Terry non voglio che muoia. Se devo essere sincero. Quindi prima questo. E poi una sigaretta. Ne ho solo una. Hai preso dei painkiller. E gli ammazza dolore. Dove sei andato, maestro Armstrong? È finita la lezione? Sì. Sì, sicuro. Lezione finita. Dopo che avete finito i vostri compiti, stanotte praticate un po' il vostro karate. Buonanotte, ragazzi. Tutto ok? Sei rimasto rattristito per tutto il tempo adesso. Tutto ok a casa? I tuoi occhi sono buffi. Tutto ok, maestro? Oh, ciao. Giuro che non stavo vedendo. Tutto ok. Ti vedo qui tutto il tempo. Se vuoi puoi unirti a lezione qualche volta. Davvero? Io non ho soldi. Tutto ok. Wow! Grazie, signore. Ma non so se sarò abbastanza bravo per il karate. Vedremo questa cosa poi dopo, ragazzo. Ok. Grazie. Chi sarà mai quella persona?
Probabilmente la scopriremo. Comunque. Ah, dannazione. Comunque, se non avevate capito, era un miraggio. Un. Non un miraggio. Un'allucinazione. Ok. Hype. Hype. Ditoso. E. Palla di fuoco, palla focosa. Porca miseria. Vabbè, almeno lui ha tanta salute. Lato positivo almeno è quello. SDD. Fantastico, è morto. Ora smettila di romperla. Mangi. Ok. Ah, santo cielo. Continua allora. Probabilmente questo può bastare. E questo anche di meno, quindi. Altro tizio avvelenato. SDD. Grazie, sei morto. Ok, è salito di livello, fantastico. Almeno questo. Ok, possiamo scappare. Cioè, non sempre potremo scappare. Porca miseria. Fatemi uscire. Vi odio. Serpenti stupidi. Fai così. E tu fai così. Ok, grazie, Terry. Ok, uno si è liberato dal veleno. SDD. Al solito. Non è ancora morto. No. Sì, tu attacca e tu invece. Mentre la saluta lui e tu. Attacca normalmente. Ok, ottimo. Ok, GG. E sono saliti Terry e Nern. Terry ha imparato la danza hot. Fantastico. Danza hot è una buona. L'inizio di una buona serie di mosse. Ok. Grazie. Grazie tante. Ecco le api. Tu non puoi venire. Non puoi andartene via senza pagare. Pagare? Per voi? Sognate. Potete solo sognare. Labbra pelose. Non iniziare. Lo sai quanto è difficile trovare un rasoio decente in questo periodo? Inoltre, tu non sei neanche degno. Come se io volessi neanche un pezzo vostro. Da, allora perché sei venuto qui? Non siamo mica una stazione. Una. Deposito di limonata. Ehi! Che cosa sta succedendo di là? Stai dando fastidio alle mie ragazze? Tipo tizio ciccione? Tu lo vorresti, eh? Lo vorresti? Tu non, voi non siete niente che che un sacco di uomini qui. Oh, ma che cazzo. Tu giocavi molto con giocattoli rotti da piccolo. Notizie. Notizie, notizione, pezzo di merda. Se vuoi una ragazza, questo è quello che puoi avere. A cavallo nato non si guarda in bocca. Ma no, io sono solo. Mi manca la mia moglie. Non sono il tuo consult. Oh mio Dio, non mi viene invece. Non mi viene la parola. Oh mio Dio, come si dice? Non sono il tuo consolatore, guida. Culo ciccione. Smetti di chiamarmi ciccione. Io vi schiaccerò tutte voi api. Ascoltami, motherfucker. Io sono un travestito, ma non una checca. Mettermi un paio di mutandine non mi ha fatto sparire le palle. Quindi ti conviene andartene adesso, immediatamente, prima che ti seppellisca. Tette di puttana.
Mi dispiace, signore. Ora che ci penso, vaffanculo. Oh, scusa. Benvenuto. Il mio nome è Regina Roger. Per favore, comportati come se fossi a casa tua. Lascia perdere il casino. Mi dispiace. Oh, Regina Roger. Uno dei personaggi più inutili del mondo, però chi se ne frega. Perché ci chiamano api? Forse hanno paura della nostra puntura o il nostro lavoro. Io sinceramente la trovo alquanto bello in entrambi i modi. Direi anche di prendere un po' d'acqua, grazie. Ok. Grazie mille. Benvenuti alle api. Continuo a pensare che posso vedere questi tizi pesce qui. Ma inoltre io sono anche ultra ubriaco. Quindi chi lo sa? Bottiglia. È così tanto difficile chiedere per una musa? Seriamente. Che cosa c'è? Quanto serve? Cosa serve per essere ispirati in questo periodo? In oggigiorno. Amico, io non so che cosa tu stia dicendo, ma a me piacciono i tuoi occhiali. Daffy. Avevo tutto dentro di te. La mia dolce, dolce Daffy. Ehi. Lasciami mostrare come un uomo, un vero uomo, si sente. Ora sai come un vero uomo si sente. La tua difesa è aumentata. Altro qua possiamo scendere, fantastico, troviamo una sigaretta. Qua non c'è nulla. Ti interessa una danza? La offre la casa. Lo amerei. Fantastico. Ti piace? Lo amo. Pensi che io sia sexy? Ma certo! Sei arrappato vedendomi? Già! Fantastico! È stato esilarante. Tieni, hai ottenuto un fazzoletto. Non voglio sapere come lo stai usando quel fazzoletto, sinceramente. Non lo voglio proprio sapere. Ok, saliamo. È bello vedere che la nostra comunità sia riuscita a sopraggiungere. È solo un po' un peccato che sia in queste circostanze. Che cosa vuoi, outsider? Sei qui per lavoro o qui per giudicare? Entrambi. In verità, tra poco per lavoro. Mi dispiace, dolcezza, ma siamo completamente pieni. Non possiamo aggiungere altri clienti. E inoltre, il nostro staff è veramente ridotto. A proposito, mi sembra abbastanza disperato. Che mi dici di lavorare per me? Potrei davvero aver bisogno del tuo aiuto. Ti prometto che ti ripagherò in qualche modo. Non ti pagherò in riviste, ma ti lascerò tutte le mance. Che ne dici? Continua a parlare. ma è semplice, in verità. Devi solamente rendere il tuo cliente felice. Molti di questi ragazzi non sanno neanche cosa vogliono. Sono qui solamente per piangere e cazzate varie. Bunch of mama's boys, pussy willows, what? Un sacco di uomini cuscini fichetto, qualcosa, non lo so. C'è un sacco di gente, di uomini soli che vogliono solo un po' di intimità. Ma la maggior parte di loro hanno paura di...
e hanno paura e lo rifiutano. Credo che quello che stia dicendo è che è difficile trovare qualcuno che voglia fare l'ape. Sei lo stesso interessato? Certo. Fantastico. Ora ti vestiremo e ti daremo una stanza. Ho un paio di clienti per te. Ok, evviva. Guardate quanto siamo sexy. Abbiamo anche un tatuaggio a forma di cuore. Praticamente questa qui è la skin di quando ci aveva vestito Buddy. Forse l'ha fatto Brad proprio per assomigliare, per ricordarsi di Buddy. Vabbè, comunque. Aspettiamo un cliente. Qualcuno sta arrivando. Come va, puttana? Non sono qui per cazzeggiare, quindi andiamo. Seduzione. Sospiro. Massaggio alla schiena. Grattatina. Partiamo con un sospiro. Come osi pestarmi, figlio di... Massaggiamogli le spalle. Che è questo? Oh, punto debole, fantastico. Lo giuro, è molto strano fare questo. Però, come dire, voglio ottenere ogni personaggio. Quindi devo farlo. Devo farlo. Ah, adoro questo gioco, è troppo bello. Oh, 20 riviste, grazie. Grazie, aspettiamo. Farei ancora un paio, non direi. Direi di non sbloccarmi ancora il personaggio. L'elmetto sta sopra, eh. Ok. Oh, punto debole, fantastico. Vai, continuo con il dire. Touchdown! Baby. Allora, questo gioco, dai, bisogna ammetterlo. Nonostante sia parecchio strana questa cosa da fare, però. Oh, qualcuno sta arrivando. Ok. Ehi, uno dei uomini pesce. Fantastico. Direi di fare ancora un paio. Nessuno viene. Nessuno. Ah no, qualcuno sta arrivando. Salvation verde. Oh, questo è imbarazzante. Per favore, non direi agli altri che sono qui, che sono stato qui. Ok, ultimo, vediamo se succede qualcosa, altrimenti usciamo. Oh, qualcuno arriva. Davvero? Un grasso uomo calvo? No, grazie. Nessuno viene. Ultimo tentativo, e se non viene nessuno, allora rip. Nessuno. Ma oh, qualcuno arriva, mio Dio. Siamo pieni. Voce lontano. Dove cavolo è andata il mio cerbiatto? Vieni qui, spaghetti. Vieni, andiamo. Ultimo. Finché non dice doppio no one is coming. Ok. Ci sono ancora un paio di tizi da fare, però non è immediato. Possiamo anche aspettare un attimo. Ok. Direi che per il momento abbiamo fatto un paio di cose. E direi che potrei fare. Allora, prima di tutto salviamo, prima di dimenticarci. Ottimo. Ma dai, anzi, direi che per questo video è tutto. Sì, dai. Quindi, appunto, per questo video è tutto. Quindi vi chiedo di lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se l'avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati quando vedete il video se vi è piaciuto, mi raccomando. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!